tempo bello e soleggiato per tutto il tempo della nostra vacanza. Quanti non si sono fatti questo augurio prima di partire per le agognate ferie? Chi non vorrebbe questa certezza, fonte di gioia e rilassamento? Certo, la speranza c'è, ma non sempre le cose vanno così. Il maltempo e i giorni non proprio ideali per il mare sono dietro l'angolo e quindi o si cambia il programma giornaliero oppure, in barba alle nuvole dispettose, armati di pazienza, ci si rilassa comunque. E tra fare il bagno e giocare a carte giochiamo un po' a briscola e poi ci e via. Vediamo, sì. Vabbè, comunque sia, vi divertite. Sì, sì. La giornata Sì, a voglia. Va bene, quando il tempo è brutto voi? Quando il tempo è brutto si va allo sport park a giocare a biliardo o a bowling. A posto, un modo di passare il tempo lo troviamo. Sì, lo troviamo, noi giovani lo troviamo. Sì, noi non molliamo mai, teniamo sempre duro e nonostante il maltempo veniamo sempre in spiaggia. Da dove venite? Da Bergamo. Quante settimane di vacanza? Qua un mese solitamente, a casa dei nonni e veniamo sempre ogni estate. Quando il tempo non è bello cosa fate? Facciamo il bagno comunque anche se piove. Sfidate le onde. Esatto. Certo, i giovani, si sa, lo trovano sempre un buon motivo per godersi una giornata al mare, nuvole o non nuvole. Basta un bagno tutti insieme e il gioco è fatto. Ma la tenacia non è solo delle giovani generazioni. Anche gli adulti hanno armi a loro disposizione. Se il tempo non è bello, siete venuti giù al mare ugualmente? Sì, siamo venuti giù ugualmente. Si sta comunque bene. Abbastanza. Parole crociate e via. Per passare del tempo e per mantenersi sempre un po' vivo nella testa. Va bene, insomma anche col tempo così al mare è sempre un piacere. Al mare è sempre un piacere. C'è l'arietta, si respira un po' di iodio e si fanno le parole crociate, si rilassa. Cosa le piace della spiaggia di Fano? Tutto, io qui so tutto. Io ho lavorato sempre qui a Fano, sono stato sempre qui. E quindi a Fano. Insomma, è legato. Sono legato, sì, a me piace molto. Poi il mare, io sono amante del mare. E girovagando per la spiaggia si incontrano anche personaggi e persone che insomma hanno scritto la storia di questo libro. Signora, lei da quanto viene qui? Dal 62. Dal 62? 62 in Vespa. In Vespa. Da Torino. Da Torino. Ad ecco il marito, ovvio, io non guidavo allora. In Vespa da Torino venivate qui? A Fano, precisamente. Perché questo amore per Fano? Cosa c'è? Ma è stato un capriccio prima. E poi ci è piaciuto la gente, il posto e tutto l'insieme.